Domande da 138 a 148. Mi riaggancio all'ultima domanda fatta, al punto 137, se ci fosse stato un nuovo orto degli ulivi. Perché la domanda che viene dopo ha attinenza. Infatti la domanda 138 dice, se tu hai questo orto degli ulivi, si chiama per caso Getsemani? Verrà, non si chiamò Getsemani, ma Saccomani, Saccomani. Ma il significato era lo stesso. Coinvolgeva l'innocente Isacco, il figlio di Abramo, che doveva essere sacrificato e che rimandava in realtà al sacrificio che sarebbe stato fatto al figlio di Dio, a Gesù Cristo. Così il Getsemani è il segno di un possibile egli getta con le mani, come si getta un sacco dei rifiuti, un sacco della spazzatura, quel sacco della spazzatura che doveva essere Isacco nella immaginazione che Dio voleva dare proprio con riferimento all'italiano, perché è nell'italiano che Isacco rimanda a un sacco. Domanda 139. Se tu ce l'hai questo Getsemani, si trova in un territorio che ha il tuo nome? Ebbene, l'Orto Novo si trova in Versilia, vicino a Carrara, che può rappresentare Ra in quel suo modo trinitario di essere R, Ra, Ra, come era accaduto a Ferrara, ricordate? Uno e trino. Cristo, qua, ca. R, romano, Ra, Ra, Romano Amodeo, nella sua trinità. In secondo luogo, la Versilia può mettere insieme i due versi di Lia. Lia era proprio quella sposa di Isacco, vedete l'Isacco della spazzatura, che fu messa in un modo truffaldino nel letto nuziale di Isacco perché fosse la prima sposa. Isacco voleva sposare l'amata Rachele, ma il padre decise in altro modo e sarebbe stata Lia in questo verso a essere poi la fonte da cui sarebbe venuto Gesù, perché Gesù ascende a un figlio di Lia e non dell'amata Rachele. Domanda numero 140. Se tu hai questa casa reale del padre, fa parte di una fortificazione in relazione al castigo di Dio? Beh, il castigo di Dio in relazione al romano fu la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, in quel luogo in cui è costruita la casa, quello era un punto forte proprio della linea gotica. C'era una piazzuola con i cannoni e nel terreno interrato era costruito un bunker. Domanda 141. Ammesso che tu abbia questa casa reale del padre, visto che egli è luce, è coinvolta anche la luce in questo terreno? Così è per Romano. Essendo lui binario, come Padre e Spirito Santo, ci sono due linee dell'alta tensione che passano sopra questo terreno. La casa del Padre fu costruita proprio in mezzo tra le due linee, in una località che nessuno avrebbe creduto possibile per una costruzione di una casa.
Questo segno ha ripetuto quello che ci fu già a Felitto quando Ra nacque. Anche lì c'era una piccola centrale di produzione dell'energia elettrica, che poi cessò quando la sua famiglia fu costretta a fuggire da Felitto per salvare la vita, richiamando proprio quella fuga dall'Egitto che noi conosciamo nei Vangeli. Domanda 142. È molto, molto importante. Hai fatto in vita tua una grande quantità di veri miracoli? Beh, in relazione a Romano Amodeo, ne bastano 438 privi assolutamente di una probabilità statistica di accadere? Ebbene, in 12 anni di lavoro per dar corpo a Gesù, Romano non poté rispettare almeno 500 cambiali. La legge italiana sulla cambiale dà 5 giorni dopo il protesto per pagare la cambiale e cancellare il protesto. Avendo avuto 60 giorni inutili per procurarsi il denaro necessario, secondo voi l'aggiunta di altri 5 giorni cosa aggiungono se non 5 sessantesimi, ossia appena l'8,33%? Ma Romano poté pagare non questo 8,33%, ma il 100%. Quindi 438 eventi accaddero senza alcuna possibilità di esistere. Non fu un miracolo, dal momento che il denaro non uscì dal nulla, ma certamente fu un prodigio, perché le probabilità statistiche davano non più dell'8,3% e invece fu realizzato il 100%. In secondo luogo ci furono anche altri miracoli di altro tipo, come per esempio l'avere da giovane sanato le corde vocali di un suo cugino, che già doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico, oppure come l'avere nel 2 giugno 2006 resuscitato sei piccole rondini. Cinque erano intontite, ma una era proprio morta. Ci sono stati poi ancora altri miracoli, ma qui non è il caso di segnalarli, perché la questione diventa veramente poi molto difficile da essere controllata. Domanda 143. Hai avuto 3 volte il numero di 12 apostoli, ammesso che tu sia trinitario? Per Ra, egli ha avuto 24 anni come possibili apostoli e 12 persone. In primo luogo furono 12 anni di studio per diventare architetto, importante base della sua cultura scientifica. Poi furono 12 anni, dal 75 all'87, vissuti interamente per dar corpo a Cristo. Infine, furono 12 persone reali, gli studenti della sua nuova scuola italica di epistemologia, che spiegava in modo scientifico le ragioni, le verità di Gesù Cristo. Domanda 144. Hai tu avuto un calvario con 3 fallimenti? Ra fallì nel suo scopo di dare corpo a Gesù. Così ebbe veramente 3 croci, che furono 3 fallimenti ufficiali dovuti far registrare al Tribunale di Milano.
il primo per Romano Amodeo come persona, nel giugno 5 1988, il secondo per la ditta Romano Amodeo, sempre nello stesso 5 giugno 88, il terzo per la società a responsabilità limitata Romano Amodeo, che accadde l'anno dopo. Domanda 145. Se è accaduto a te, hai avuto anche tu spettatori inconsapevoli? Il Calvario di Romano Amodeo ha avuto più di 20.000 spettatori inconsapevoli. Essi pure, vivendo in Monte Silvano, vicino a Pescara, subirono un fallimento in quel 28 febbraio 1988, festività di San Romano, quando Romano, vivendo in Milano, si decise a salire sulla sua croce e a fallire. Essi furono spettatori inconsapevoli di quello che stava accadendo 600 km di distanza in quel giorno di San Romano e che stava accadendo a Romano. Essi fallirono nella speranza di un grande miracolo visto nel cielo. Deve essere superiore a quello di Lourdes e dell'apparizione di Fatima. Così Padre Diodati, il prevosto, aveva detto ai giornalisti in una conferenza stampa, con il risultato poi di trascinare 20.000 persone da tutta Italia a Monte Silvano per aspettare questo miracolo nel giorno di San Romano, e di un povero romano che, incarnato Cristo per 12 anni, finalmente decideva, giunta l'ora, anche di salire sulla sua stessa croce. Notizie a tutto andare sul giornale Il Centro, un affare miracoloso. Ecco i pellegrini, aperti i negozi. Il vescovo disapprova lo show. Quando mai la Chiesa è stata favorevole? C'è ancora tifo per Diodati, quasi giocasse al comunale. Chieti e scettica. I gesuiti, delirio. Nuovo attacco a Don Diodati e continua il toto miracolo. Ma andò male. La vana attesa della scritta, stroncata da un infarto subito dopo le visioni. Affari magri per i negozianti. E la veggente chiede perdono, una bella croce su quella croce, decine di ricoveri negli ospedali per quello sguardo fisso sul sole, e il pretore sta per decidere: dov'è il responsabile di tutto ciò? Deve pagare. Invece il miracolo era accaduto e riguardava proprio Ra, che qui vedete sotto quella croce che era stata fatta erigere apposta sulla collina della Vecchia a Monte Silvano, in attesa del grande miracolo che sarebbe accaduto in cielo. Il miracolo era accaduto a Ra, 600 km lontano. Domanda 146. Sei stato veramente crocifisso in tutta la tua vita? La bancarotta di Romano fu totale, come uomo, come marito, come integrità. Domanda 147. Hai avuto una corte di Marie Maddalene? Certo, dopo il fallimento ci furono in tutto 7 incontri. Domanda 148. Ma tu dovresti essere un single come Gesù. Anche Ra è un single. Ha sposato in effetti Giancarla Scaglioni, ma sembra Gesù, figlia di Mario e Giuseppina, nata l'11-1 nel segno dell'unità e trinità, il giorno di tutti i santi. Romano sembra avere sposato per sacramento Gesù Cristo.